Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della serie su Farming Simulator 15. Oggi, come sempre, in mia compagnia c'è questo qua che mi sta facendo uscire dal. Stai fermo. C'è Giuliano. Ciao a tutti. Ecco, siamo qui in questo piccolo spiazzo, cioè piccolo, non è neanche così piccolo, dai. In questo spiazzo d'erba perché è l'unico che ho trovato. Perché gli altri che mi segna sono d'erba, ma all'interno c'è, come potete vedere, tutta la foresta, quindi prima bisognerebbe disboscare, quindi ho deciso di fare solamente questo piccolo pezzo. Oggi andremo a fare un po' di fieno. Io sto sfalciando l'erba, lui sta voltando, la sta voltando. Dopodiché io andrò a prendere il ranghinatore e lui con la pressa farà le balle di fieno, appunto. Questo perché Ah no, io ho ranghinatore. il tuo è volto a fieno. Ok. Eh no, dopo il ranghinatore lo voglio Ma vuoi, fai quello che vuoi. E appunto andremo a fare le bale di fieno perché ci serve fieno per appunto i maiali che i maiali, gli animali che andremo ad acquistare tra qualche episodio magari. Allora, argomento del giorno, avete suggerito in tanti un po' la zootecnia in generale, ma specialmente il fattore, cioè umano. l'argomento biogas. Interessa a tanti di voi e quindi oggi parleremo un pochino del fattore biogas un po' con voi, un Madonna, po' con Giuliano. se mi beccate disinformato su. Posso dare solo i miei pareri, non. Sì. Allora, visto che è informato, facciamo parlare Giuliano per primo. Disinformato, disinformato. No, 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 vai, vai, parla tu a Allora, il te. biogas in Italia è composto dalle persone che vengono a casa. No, dai, non posso. No, no, non sono disinformato, cioè non saprei neanche come iniziare. Secondo me il biogas potrebbe essere una buona cosa interessante, perché da un biogas potrebbero saltare fuori tante materie prime, tante cose, cioè, non so, concimi, riscaldamento, elettricità, però in Italia non è ben sfruttato, quindi è ancora presto, secondo me, per parlare di biogas in Italia, perché non poco tempo fa, anzi sì, beh, da poco tempo fa è successo che un grande gestore di biogas, cioè una persona che andava in giro a proporre biogas e li faceva impiantare agli agricoltori, diciamo che è stato inchiodato perché ha fatto delle evasioni così, quindi capite che mondo sporco diciamo che c'è. Dietro ci sono quelli che ci mangiano sopra e quelli che perdono tutto perché l'hanno costruito sulla propria pelle. Esatto, anche quello c'è da dire, sì, vero. Io non saprei dire altro. Cioè, so che naturalmente so le robe di base, no? Che col biogas si crea il digestato, se è naturalmente un biogas a biomasse, e il biogas crea riscaldamento, elettricità. E basta, riscaldamento, elettricità, reflui zootecnici, no, reflui zootecnici neanche, cose come digestato, cioè da dare nei campi, ma buttando appunto dentro le biomasse, quali sono, non so, sorgo, triticale, mais, Arundo, quello di cui avevo fatto il video, arrondo, sì, sì, è una specie agricoltura. e poi. Non saprei che altro dire, magari Mirz si è informato un po' di più prima di fare il video e sa sicuramente dare delle risposte più Infame. esaustive. No, beh, io quel poco che so, perché ne so veramente poco, nella mia zona non ce ne sono tantissimi, però so che, come hai detto tu, ci sono quelli che vanno, per dirla in parole povere, vanno a trinciato, comunque colture di trinciate, oppure ci sono quelli che vanno con i reflui, le feci di animali. So che vanno sia con le feci di vacche e sia di suino. Quelle di vacche diciamo che sono i migliori perché contengono più batteri, no? Perché appunto l'energia si produce tramite i batteri che vengono rimossi appunto dalle feci. E appunto dicono che quelli delle vacche sono molto più, sono migliori rispetto a quelli dei suini, producono molto di più e permettono di fare anche, quindi anche più energia rispetto a quelli dei
dei suini. E dopo appunto sono differenti, dopo magari ci sono anche quelli tra virgolette ibridi che vanno un pochino con la coltura trinciata e un pochino con le feci. Certo, se hai quello delle feci, diciamo un 10% ci andrà anche un po' di trinciato, e idem il contrario, perché non penso che vada solo con una materia, anzi ci saranno anche altre cose che noi che non ho sentito, comunque non so, quindi saranno cose così, credo. E dopo, vabbè, il procedimento giusto non lo so, so che viene appunto scaricato il prodotto nei vari digestori, comunque nelle trincee, sì, esatto. Poi viene fatto fermentare, poi dipende anche, cioè non fai fermentare la merda, quindi no, la merda viene, mi sa che penso venga buttata dentro così com'è. Adesso prendete tutto con le pinze, perché adesso vedi che oh sì, papà, non siamo informati. Papà, ho visto il video di Mirozed, buttiamo la merda dentro il digestore. Cazzo, inchiodato tutto il digestore, madonna, ho buttato via un milione di euro. No, cioè sì, quindi... non fate quello che vi diciamo noi per forza. Non vogliamo colpa, però da quel che ho sentito, guarda, così, guarda, ho visto dal video di Mirozed che ranghina schiacciando l'erba già ranghinata. Oddio, facciamolo anche noi. Azzo, ma non si riesce più a tirare su con l'imballatrice. Già. Cose che capitano, ragazzi. E a proposito di fieno, paglia, tutte queste cose qua, attenzione, la battutona del secolo che non avevo mai fatto in questa serie: mai fidarsi del fieno perché sono tutte balle. Ecco, questa battuta qua ce l'ha proposta il nostro caro amico. Io mi sono incagliato, puttana Eva. Francesco Bartolacelli. Grazie. Grazie della battuta. Continuate a consigliarci battute qui nei commenti. Noi ce le scriveremo tutte, man mano le facciamo tutte. A meno che non siano quindi proprio scandalose come quelle di Giuliano. E vabbè, comunque grazie per le battute, continuate a consigliarci, sì, comunque... iscrivetevi al canale, like la pagina Facebook e ci vediamo al prossimo. Che cosa? No, cosa stavo dicendo? No, comunque questa battuta mi pare l'avessi già fatta. L'abbiamo già fatta nell'episodio del 21 febbraio con Green Eyes. Del 21 febbraio? Sì, comunque... è stata caricata il 21 febbraio, noi l'abbiamo registrata il 6 di gennaio. Che cosa dici? Come fai a ricordarti? Giuro? No, mi giuro, cazzo, era l'unica volta che era venuto Green Eyes nella serie. E come fai a sapere che la data esatta è quella? Perché mi ricordo che l'unica volta che era venuta è venuta quel giorno lì. E come fai a sapere che il 6 di gennaio, 6 di febbraio? E perché mi ricordo? Ragazzi, andate ad indagare, che se è vero gli do 10 euro. Ma sì, ma comunque mi pare che fosse stato caricato, sia stato fatto in gennaio e poi caricato in febbraio. Buon sicuro tempo. Quello. Se vuoi ranghinare, ti ho portato qui il same. Ti sto arrivando col same. E io sto portando a casa il... Ecco, dai, tu vieni con l'imballatrice. Che fa un po' di balls. Ok, le faccio io le balls, dai, te comincia pure con ranghinare. Dispieghiamo il mega ranghi. Enorme, cazzo. Su una mappa così forse è un po' esagerato questo ranghinatore. Però chi vuol far prima? Ma lui compra tutto, guarda. Tutte le cose più grosse, perché più grosso è meglio. Ha! Gay! Gay! E vabbè, dai, lasciamo stare l'argomento biogas perché siamo un pochino impreparati. Se magari qualcuno ce l'ha o è più informato o è più ci lavora da più, magari dice no, avete detto tutte cagate perché siete due deficienti, può anche essere. Quindi magari le cagate che avete detto buttatele dentro al digestore, insomma, esatto. Se ci dici così. Appunto perché sono cagate, quindi per restare in tema. Che battuta! Ecco, facciamo tutto da soli, ecco, vedi. Ecco, se qualcuno sa qualcosa nei commenti ci scriva che siamo due pirla perché abbiamo detto tutte cagate. No, tutte cagate non credo, perché da quel che so. Beh, almeno sappiamo che il biogas è fatto a forma di cupola, dai. Ecco, dai, come in farming.
E adesso vedi, no, ignoranti, quelli sono i biocast tedeschi, noi italiani li facciamo con... A piramide. li facciamo con i tendoni dei... Vabbè. Che altro? Che dovevo dire, che non mi ricordo più. Salutare, no, salutare nessuno, siamo tutti, abbiamo salutato tutti. Speriamo che vengano fuori un po' di balle da questo campo, perché mi sa che non ne verranno fuori molte. Ma perché non è che ce ne servono chissà quante, però è sempre comodo averne un po'. E poi chi? Fammi pensare. C'è qualche altra battuta che vorresti dire, Giuliano? Sapete perché gli agricoltori hanno problemi con l'ora legale? Lo sai, Mirat, perché non riescono mai a mandare avanti il gallo. Non sono stato io a farla. È stato il nostro caro amico. Attenzione. Il nostro carissimo amico, di cui sapevo il nome ma me lo sono dimenticato. Oh, aspettate, mi sta venendo in mente. Dai, oddio, che ce la puoi fare. Oddio. Niente, ragazzi, lo abbiamo perso. Aspetta, ce la faccio. Comunque ti sto ranghinando il trattore. Aspetta, mi sta venendo in mente. Le fatiche. Ecco, Lorenzo Casiraghi, eccolo. Okay. Sì, Lorenzo Casiraghi. Ringraziamo anche lui per la battuta. Ecco. Esatto. Scusate, ma siete stati in tantissimi a consigliarci battute, quindi... Esatto. Capita. Comunque dai, qui abbiamo anche quasi finito questo campo. Dimmi come si mescola le ballette. Ma perché non si spiega l'attrezzo? Perché non l'hai selezionato, ci scommetto. Comunque parlavano di rumors, ora che ci penso, ecco un bel argomento di cui parlare. Parlavano di altri rumors già sul nuovo Farming che uscirà, penso, tra un anno e mezzo. Cioè no, tra un anno, perché quest'anno non esce, ma in teoria dovrebbe uscire tra un anno. Notizie abbastanza ufficiali, anzi quasi ufficiali, dicono che ci saranno nuovi marchi, due o tre. Tra cui l'Eli. Sì, tra cui la l'Eli, che per chi non sapesse è un marchio dedicato, diciamo, principalmente a, come dire, alla finagione, sì, settore riguardante tecnico, comunque, esatto, con vacche e cose simili, anche perché macinatori per balle, esatto, e anche le varie mungitrici, il robot, diciamo, il famoso robot fa anche quello, da quel che so, perché alla fiera di, mi pare, Montichiari l'avevo visto il robot mungitore della Lady, quindi dovrebbe esserci anche quello. E poi che altra marca c'era, che mi pare, non hanno dato maggiori informazioni. No, è vero. No, mi sa che c'è anche la Mengele, come si chiama? Ecco, Mengele, sì, è vero. Sì, è vero, anche vero. La Mengele. Ma è vecchia, molto vecchia. Saranno macchinari vecchi, cioè tipo la trebieta dell'inizio della Deus Far, diciamo. Molto probabile, sì, magari sostituiscono. Non penso che la Sampo, quelle cose lì. La Lely. Non penso che ci sia. No, la Lely, scusate, la Mengele. Sì, dici che non produce più niente? No. Ah, sì. Tutti quelli che fanno mod sono, vedi che sono carri, trince vecchie, cioè. Sì, beh, questo non so, magari dopo c'è qualcosa di nuovo. Allora, finito anche di ranghinare, Giuliano, ma quasi, che produttivi che siamo. Quasi finito anche di imballare, quindi io direi che bisogna andare a casa a prendere il raccogliballo automatico. Poi, come vedete, il tempo sta andando avanti a 1, come ora, prima stava andando a 15, prima di iniziare a registrare. E infatti tutte le colture che abbiamo giù sono ancora in fase di crescita, quindi non possiamo trebbiare, non possiamo fare nulla. Poi consigliateci se comprare la botte per dare un po' di merda, appunto per stare ancora in tema con biogas. Che cazzo mi sono guardato? Con biogas, cose simili. Ma ricompiamo... le cagate che spariamo le mettiamo dentro la botte, così spariamo anche su quelle. esatto. E appunto diteci se magari comprare anche una bella botte tipo la Kaweco, che abbiamo inserito appunto nelle mod apposta per magari quella per l'Oxerion, ragazzi, ecco,
questo, ecco il timer. Il classico timer. No, che peccato, non vedono la raccolta balle. No, dai, vi faccio vedere anche un paio di raccolta balle. Andate qui. Quanti minuti siamo? 15. No, il timer è impostato a 15, poi io aggiungo sempre 2 o 3 minuti per i saluti, per le tue battute, per le tue cagate. Malfa, restando sempre in tema di biogas e cagate. No, cosa che stavo dicendo? Ah, sì, magari quella dell'Oxerion che piace molto, cioè già è fighissimo l'Oxerion. Quindi poi dopo se gli metti anche la botte figa power. Esatto. No, ma questo doveva essere l'episodio che parlavamo tutto così. Capo, ci siamo sbagliati. Ci siamo dimenticati. Porca puttana. E dai, facciamo che sarà il prossimo, quindi visto che abbiamo fatto un argomentino serio anche oggi, possiamo farlo in un altro episodio, dai, quello con la F. Eh beh, guarda che adesso ci danno contro perché siamo sempre noi che chiediamo gli argomenti, quindi... Come che chiediamo gli argomenti? Che chiediamo gli argomenti su cui parlare. Che te devo dire? Ma sì, dai, il prossimo faremo... Che te devo dire? Ti ho messo tutte le balle storte. Lo so, l'hai fatto apposta, brutto infame. Lo so, l'ho fatto apposta. Scodinzolo con l'imballatrice quando sta cadendo, così vengono più storte. Scodinzolo. Cos'è? Scodinzolo. Un cane. Un gatto. Vabbè. No, che cosa sto dicendo? Sembra un deficiente che non sa. Cos'è che sta tremando tutto? Saranno le mie ventolazze. No, è il telefono che vibra. È il telefono. Ok, dai. Vi sto facendo anche vedere la raccolta di qualche balletta di fieno. Poi alla classica velocità di 40 km orari, lo conosco tutti tanto, no? Le porteremo tutte in farm. E poi magari già dal prossimo episodio compriamo un po' di animali. Ora vedo cosa ci manca. Ah no, forse manca il mais in granella. Quindi magari facciamo anche le scelle colture e andremo a fare un po' di mais in granella con la super trebbia che mi sa che non avete ancora visto all'opera. Ma sia io che Giuliano la amiamo già, perché ve la faccio anche vedere. È la classe? Sì. No, l'hanno già vista. È stupenda, cioè, bellissima, cioè, lavora molto bene, non me l'aspettavo, non me la ricordavo così sinceramente, quindi tanta roba. E vabbè, dai, io vi saluto, vi faccio salutare anche da Giuliano. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, mettete un like, passate per tutti i link in descrizione. Anche per il canale di Giuliano, mi raccomando. Sì. Un saluto da me, non dico al prossimo video perché sennò Mero si incazza. Perché? E al prossimo video, ciao. No, basta, che cazzo devo dire? Scusa, ti incazzi sempre. Dici, ma no, perché? Cosa vabbè, perché tu inizi a salutare quando mancano 20 minuti e la chiuso. Vabbè, dai, scarica giù sta balla, dai. Aspetta. Com'è che si faceva a scaricare le balle? Ok, dai. Intanto che Giuliano cerca di cagarmi fuori la balla, io vi saluto, vi rinnovo il nostro appuntamento ad un altro giorno con un nuovo video. Come sempre scrivete quello che vi abbiamo detto nei commenti, magari lasciate anche una bella battuta se vi va. E nient'altro, adesso Giuliano caga fuori la balla e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. 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 Ciao ciao.